Ciao a tutti e bentrovati un'altra volta qui su Pianeta Mountain Bike. Oggi vi parlo di quello che può essere considerato un po' un segreto di Pulcinella, del sistema Flight Attent di RockShow applicato sulle sospensioni da cross country, sulla forcella RockShow Seed e sull'ammortizzatore Seed Lux. Io ne ho già provate sulla Specialized Epic 8. Questa è la S-Works ed ha il sistema RockShow Flight Attendant. Perché ho detto che le sospensioni RockShow Flight Attendant sono un segreto di Pulcinella? Perché in Coppa del Mondo le stiamo vedendo ormai da quasi più di un anno. Praticamente ogni team sponsorizzato RockShox in Coppa del Mondo ha utilizzato il nuovo sistema Flight Attendant. Il Flight Attendant è una tecnologia sviluppata per migliorare l'azionamento delle sospensioni, rendendo automatiche, è sostanzialmente una sospensione elettronica. Io sono sempre stato abbastanza scettico su quelle che sono le sospensioni elettroniche per un grandissimo motivo: erano o aperte o chiuse. Il Flight Attendant è a tre posizioni. L'anno scorso sono uscite le Seed e il Seed Lux a tre posizioni, quindi andando un po' a cambiare quello che era la filosofia di RockShow, il sistema Flight Attendant Cross Country sfrutta proprio quella cartuccia, la Charger Race Day 2.0, per mettere il tre posizioni, ma il sistema fa tutto da solo. Che cos'ha di diverso il sistema Flight Attendant da quello che può essere il Live Valve di Fox? Qui non si sfrutta un accelerometro, una valvola inerziale, ma si sfrutta tutto l'ecosistema AXS. Sono collegate a quello che è il power meter, funziona solo con il quark naturalmente, che è quello di proprietà di SRAM. C'è anche un accelerometro, infatti se vedete qui è spento, ma se io lo muovo si accende subito. Giusto per farvi capire quanto è sensibile il sistema. Si attiva subito. E la stessa cosa è sull'ammortizzatore, vedete, ci sono questi due motori, sono quelli che aprono e chiudono. E parlando di motore, proprio si sente proprio tanto che... apre e chiude, in continuazione. Si sente sempre questo lavoro di motore che apre e chiude. Ah, non so a quanti potrebbe dare noia il continuo rumore, cioè fa molto più rumore rispetto al cambio. Le due principali metriche utilizzate dal sistema Flight Attendant sono il bias e l'adaptive ride dynamics. Il bias permette al rider di regolare il sistema e indirizzare la sua risposta preferibilmente verso la posizione aperta o verso la posizione chiusa, oppure trovare un bilanciamento tra le due, quindi è una scelta del rider. Mentre le adaptive ride dynamics è quello che personalizza la regolazione del bias a seconda dell'impegno fisico istantaneo del rider e lo fa attraverso un algoritmo. Ma qua il vassoio intermedio è un po' tende a slittare in posteriore. Queste sospensioni non leggono solamente il terreno, ma leggono anche quello che è il rider vero e proprio, perché leggono le ultime ride che abbiamo fatto, quanto abbiamo spinto, ma anche quando e come abbiamo cambiato, perché sono collegate al cambio AXS. La centralina delle sospensioni Flight Attendant di RockShow prende le informazioni che arrivano dal power meter, dal cambio, dal terreno, da tutto insieme, le mette insieme e crea la ride dynamics. Qui se mi alzo in piedi sui pedali si va a bloccare. Adesso si è riaperto. Finora il Flight Attendant sta lavorando più o meno come avrei lavorato io. Non mi ha ancora chiuso, o meglio, oddio, qua mi ha chiuso, io non avrei chiuso, però andiamo qua.
qua, pedal, queste ride dynamics sono chiamate da Rockshow Adaptive Ride Dynamics proprio perché si adattano al nostro preciso stile di guida. Naturalmente c'è una applicazione che non è nient'altro che la classica applicazione AXS che viene espansa per lavorare con le nuove flight attendant, e lì si può decidere veramente tutto, perché queste nuove Adaptive Ride Dynamics sono quelle che mi hanno fatto cambiare idea, sul fatto che le sospensioni elettroniche funzionano. Qua prende la tua storia, sa quanto spingi, è tarata, puoi tararla sulla tua potenza, sulle tue zone di potenza. Lei si adatta a quanto cambi normalmente, a che cambi usi, a che corona usi. Quindi questo va a mettere tutto insieme e a quel punto decide quando aprire, chiudere o tenere l'intermedio. Per esempio, io la prima volta che l'ho utilizzato naturalmente non aveva dati sul mio comportamento e quindi è andata un po' a caso. Ma mi ha chiuso, io non avrei chiuso. Ma già lì sentivo che era abbastanza centrato su quello che era il mio stile di guida. Io con la, tramite l'applicazione sono andato ad attivare di più l'intermedio, perché io preferisco lavorare tanto con l'intermedio, circa l'80% del tempo io lo passo in intermedio, a me piace tantissimo se l'intermedio è un intermedio bello sostenuto, secondo me è veramente il meglio. Il tutto aperto lo uso solo in discesa e il tutto chiuso lo uso in pochissime situazioni. All'inizio, per esempio, il sistema flight attendant mi teneva chiuso in determinate situazioni dove io magari avrei messo quello che era l'intermedio. Adesso smetti di parlare perché sta salita qua è tosta, sono curioso di vedere come me la fa fare. Per il momento è bloccato, è ancora bloccato, ma in effetti non mi serve qua. Bloccato praticamente. Storia. Rockshow però ha pensato non solo a quello che è l'automatismo, ma anche il potere decisionale del rider, perché si può andare a bloccare direttamente le sospensioni con un tasto. Decidere anche come bloccarle. Io per esempio le avevo messe che dovevo tenere schiacciato per circa mezzo secondo il tasto e si bloccava tutto. Ma volendo posso anche regolarlo tramite l'applicazione, che basta che schiaccio una volta velocemente e tutto si blocca. Io posso decidere, modificando proprio quello che è il bias, se far aprire di più o aprire di meno la sospensione quando è in automatico. Anche andare a regolare i livelli con i due tasti più e meno che ci sono proprio sulla testa della forcella. Un'altra cosa super interessante di questo sistema è che va a separare quello che è forcella e ammortizzatore, cosa che invece non si fa con quelli a cavo. Può essere delle situazioni in cui dopo un po' che ha preso conoscenza del rider tenga più chiusa la forcella e più aperto l'ammortizzatore, o viceversa, quindi va a regolarsi in autonomia per quello che è l'utilizzo del rider specifico. Ed è anche per questo che è stato creato attraverso l'applicazione il fatto che si può andare ad eliminare quello che sono le Adaptive Ride Dynamics, perché se presto la bicicletta a un mio amico che pedala in maniera completamente diversa dalla mia, mi sputtano. No! Mischia su tutte le informazioni e magari la volta dopo io non avrò esattamente la risposta che voglio. Il flight attendant registra in ogni momento e si aggiorna mentre pedala. Questo significa che per le diverse zone di potenza le sospensioni si comporteranno in modo diverso. Spingo tanto sui pedali con magari un cambio anche piuttosto basso, lui va a bloccare. Ho un bilanciamento tra potenza e spinta, lui va a tenere l'intermedio, vado a mollare i pedali
e lui va ad aprire tutto per darmi più rilassatezza e magari perché sto per iniziare la discesa. Poi naturalmente adattandosi allo stile di guida si adatta anche, va un po' a cambiare queste cose, e io personalmente posso andare anche a variare queste zone di potenza per far sì che ci sia ancora più risposta al mio stile di guida. E sui sentieri è veramente strano all'inizio, perché si pensa di chiudere, si pensa di aprire e si guarda ed è già fatto. Sulla forcella inoltre c'è tutta una serie di LED che dà le informazioni principali, darci visivamente l'idea di in che impostazione siamo, quindi se siamo in open mode, in pedal mode o in lock mode. Ci fa anche vedere in quale intensità siamo, perché se si illumina di giallo vuol dire siamo nella fase dello sprint, se si illumina di rosso vuol dire che siamo ad un alto impegno, se si illumina di verde siamo in un impegno a metà, e se si illumina di blu invece siamo rilassati, siamo nel più basso livello di impegno. Chiamiamolo impegno, chiamiamola potenza, come volete, perché comunque non è proprio la potenza, non è solo ed esclusivamente il power meter, ma è power meter più cambio. Io insieme alla Epic 8 ho utilizzato questo sistema per quasi un mesetto e mi si è scaricata la batteria solo della forcella una volta. RockShow dice che dura circa tra i 20 e le 30 ore. A me è durata un po' meno, perché come vedete rimane sempre spento, ma basta che la muovo e lei si accende. E devo dire che ho fatto molti viaggi con la bicicletta in macchina e quindi continuava a muoversi e sostanzialmente rimaneva sempre acceso, quindi è durata un po' meno rispetto a queste 20 ore. Cosa comodissima se si scarica una batteria, avendo tutto il sistema AXS posso andare a cambiare. Per esempio a me quando si è scaricata quella della forcella l'ho presa classicamente dal reggisella telescopico. Molto importante, nel caso si scarichi la batteria, forcella e ammortizzatore si mettono su open, quindi rimangono aperti. I pesi, allora, la forcella RockShox Seed con sedia 35 l'ho pesata ed è 1625 grammi. L'ammortizzatore RockShox Seed Lux Ultimate con sistema flight attendant pesa 340 grammi, quindi dei pesi più che contenuti. Andiamo a chiudere il discorso sul sistema flight attendant di RockShox parlando di prezzi. I prezzi non sono così stellari come pensavo. Io sinceramente pensavo una forcella sopra i 2000 euro e un ammortizzatore sopra ai 1000 euro. In realtà a 1600 euro per la forcella Seed Ultimate, 1499 per quella Ultimate SL e 950 euro per quello che è l'ammortizzatore Seed Lux. Se si ha una forcella Seed Ultimate o Seed Ultimate SL di nuova generazione, quelle con la cartuccia Charger Race Day 2 a 3 posizioni, si può andare a fare l'upgrade del solo sistema flight attendant. Non si può fare sul Seed Lux perché c'è un attacco diverso del motore. Il Seed Lux va acquistato tutto insieme. Sono veramente rimasto soddisfatto di questo sistema, mi è piaciuto tanto. Devo dire che mi dispiacerà tornare a quello che è le sospensioni a cavo. Il fatto di non pensare di far fare tutto alla bicicletta ogni tanto, devo dire che non è niente male. E poi la cosa che a me personalmente piace veramente tanto è vedere il manubrio completamente senza cavi, quello proprio esteticamente a me fa impazzire. Ragazzi, come al solito, tre consigli finali. Se siete arrivati qua, intanto mettete un bel commento qui sotto, perché aspetto le vostre opinioni su quello che è il mondo della sospensione elettronica, soprattutto di questo flight attendant. Ma poi un bel like al video, iscrivetevi al canale qui sotto, per noi è super importante, e gas aperto. Alla prossima! Si sente piccola, è come se fosse mica sbagliato. Porca puttana! Meno male. Meno male che mi sono fermato.